Salve a tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi vediamo un po' come calcolare i net e i lag relativi alla sequenza dei 21 punti con metodo OEP. Dunque, innanzitutto, perché dovremmo calcolare dei valori net? Semplicemente perché al termine dei test 5, 14A e 14B il risultato che troviamo nel fluoroptero non rappresenta il valore di quei determinati test, ma rappresenta un valore gross, quindi un valore lordo, perché al suo interno questo valore lordo o questo valore gross contiene il valore del lag accomodativo. Dunque, per ottenere il net, noi dobbiamo sottrarre al gross il valore del lag. Ora il lag non lo conosciamo per quei determinati test, quindi ce lo dobbiamo calcolare. Partiamo col calcolare il lag per quanto riguarda il test 5. A questo punto dobbiamo partire da fare delle considerazioni, che sono tre fondamentalmente. La prima è che se il valore del 15A è eso oppure orto, allora il lag sarà 0. Poi se il valore del 15A è maggiore di 15 exo, allora il lag sarà uguale a più 2. Se invece il valore del 15A sarà compreso fra 0 e 15 exo, allora dovremmo calcolarlo secondo la seguente formula. Quindi il valore del lag calcolato corrisponde a valore del 15A fratto 8 per valore del 19 fratto 5. Un'ulteriore considerazione da fare è che se il 19 è maggiore o uguale di 5, allora quest'ultimo termine si annulla e quindi il lag calcolato diventa semplicemente valore del 15A fratto 8, ovviamente per il test numero 5. Se il valore del 19 è, diciamo, inferiore a 5, allora praticamente usiamo la formula citata precedentemente. Ottenuto il lag, lo andiamo a sottrarre al valore gross e otteniamo quindi il valore net, come mostrato in questo esempio. Per quanto riguarda il 14A, la procedura è molto simile, le considerazioni sono le stesse, però nella formula, ovvero quando il valore del 15A è compreso fra 0 e 15 exo, la formula diventerà valore del 15A fratto 6 per valore del 19 fratto 5. Una volta ottenuto anche qui il lag, lo sottraiamo al valore gross e otteniamo il net. Poi, per quanto riguarda invece il 14B, non teniamo conto del 15A, ma del 15B, e valgono anche qui le stesse considerazioni che abbiamo fatto per i test 14A e 5. Con la differenza che la formula, quindi quando il valore del 15B sarà compreso fra 0 e 15 exo, allora la formula diventerà valore del 15B fratto 9 per valore del 19 fratto 5. Ottenuto questo lag, lo sottraiamo al valore gross del test 14B e quindi otteniamo il net del 14B, esattamente come mostrato in questo esempio. Dunque, questo è tutto per quanto riguarda il calcolo dei lag e dei net relativi al test 5, 14A e 14B. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style!